Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Anche oggi tanti tanti ospiti, un tifoso speciale che è il maestro, il pianista che sarà in nostra compagnia, e poi ci saranno le Pink, continueremo a parlare di calcio femminile, il maestro Emanuele Arciuli, scusate avevo dimenticato di dirlo, però ci concentriamo ovviamente sul Bari, su quello che è il percorso di crescita di questo Bari che affronterà due partite in casa, a partire da quella di domenica alle 17:30 contro la Vibonese. Ne parliamo, io sono molto molto contenta di riaverlo in diretta, anche se a distanza, Massimiliano Ancona, giornalista della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Massimiliano, innanzitutto noi ci eravamo sentiti in occasione della promozione del tuo libro Bianco, Rosso e Nero, in occasione del derby tra Foggia e Bari, perché proprio ripercorre questo libro la storia delle due squadre, di quante volte si sono incontrate. Ti chiedo come sta andando in un momento così difficile innanzitutto. Beh, si spera sempre di fare meglio, comunque posso essere soddisfatto perché ho avuto dei buoni riscontri. I rimpianti sono due: uno, quello da tifoso, che purtroppo sia stato un po' il prologo a una sconfitta dolorosa per i colori biancorossi. Il secondo è non poterlo promuovere insieme alle persone, in mezzo alle persone, perché purtroppo questa pandemia ci obbliga a restare comunque tutti a distanza e di sicurezza, e quindi l'impossibilità di essere in mezzo alla gente, di presentarlo de visu con i tifosi, con chi è interessato, un po' limita, come dire, la conoscenza del libro e la sua promozione. Però posso soltanto essere soddisfatto, perché nella vita ci sono problemi peggiori da affrontare. Però insomma può essere un buon consiglio per gli acquisti di Natale, però ne parliamo tra poco, perché ti chiedo subito un commento su questo Bari. Di certo un Bari che affronterà la Vibonese, viste le partite precedenti, con un atteggiamento positivo, almeno i presupposti sono buoni, però dovrà fare a meno di Nicola Citro, perché lo ricordate, durante la scorsa partita aveva avuto un problema muscolare, al 22esimo la sostituzione, e ieri è arrivata insomma la conferma di una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore biancorosso ha comunque iniziato già il percorso di riabilitazione, in attesa ovviamente, con la speranza che possa ritornare presto in campo. Noi glielo auguriamo ovviamente in diretta, visto soprattutto che aveva trovato spazio dal primo minuto con mister Auteri. Beh sì, è una perdita comunque importante, anche se il Bari ha una rosa talmente larga che non dovrebbe per almeno un mesetto risentire di questa assenza, tanto più che siamo ormai vicini anche al mercato di gennaio, e quindi è possibile anche che la società da questo punto di vista intervenga lì dove sia necessario per rinforzare la rosa. Restano queste tre partite. Io credo che, al di là della qualità del gioco, della proposta di gioco che predica Auteri, per il Bari sia importante vincere le prossime tre partite. Credo che non ci siano alternative, tanto più che appunto con tre vittorie il Bari sarebbe sicuro di portarsi almeno a 4 punti dalla Ternana, e quindi poi accorciare la distanza dalla Ternana e giocarsi tra gennaio e aprile le possibilità di agganciarla ed eventualmente superarla per centrare la promozione diretta, che è peraltro l'obiettivo dichiarato del club biancorosso. Quante possibilità ci sono secondo te di poterlo fare? Bah, io tenderei, è ovvio che da tifoso ci spero e sono ottimista. Al momento devo dire che vedo un 33% di possibilità che il Bari riesca a rincorrere e a raggiungere la Ternana e a superarla, più che altro perché vedo che la Ternana almeno per il momento procede spedita. È ovvio che prima o poi dovrà subire un calo, è ovvio che di mezzo c'è la lunga sosta natalizia tra il 23 dicembre e metà gennaio, e dopo ogni sosta è ovvio che la ripresa è sempre un'incognita, sarà un'incognita per l'Atalanta, per la Ternana, ma sarà un'incognita anche per il Bari. Le soste sono sempre un'incognita, e quindi ricordiamo peraltro l'anno scorso, in cui
la regina, se non ricordo male, perse a Cava dei Tirreni, perse male, perse 3-0 la prima partita dopo la sosta, e il Bari invece si fece bloccare 1-1 a Viterbo, raggiungendo il risultato in extremis, credo all'ultimo minuto di recupero con un gol ora non mi sovviene il nome, comunque il Bari raggiunse il pareggio al 94esimo. È un lapsus il tuo, no Massimiliano, perché sì, siamo tutti un po' curiosi di capire che cosa succederà dopo la partita dell'Atalanta di oggi pomeriggio, no? Curiosi del mondo del calcio, è ovvio che la mente in questo momento è anche lì, visto il giallo che si è creato, insomma, intorno a quella che era partita da qualche anno ormai una delle squadre più forti del campionato di Serie A. Concentrandoci invece ancora sul Bari, io vi ricordo che noi siamo in diretta anche sulle nostre pagine Facebook, colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ci stanno augurando buon pomeriggio. Se avete domande, ovviamente considerazioni, scrivetele pure lì, perché come sempre le leggeremo in diretta. Avremo tra pochissimo anche le parole di Semenzato, perché lui è la voce protagonista della nostra puntata. Massimiliano, ti chiedo di restare ancora con noi, ci prendiamo davvero qualche istante di pausa, ma ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, perché continueremo ovviamente a parlare di Bari. A tra poco. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. You're an all-star, get your game on, go play, hey now, you're a rockstar, get the show on. Il futuro è un'auto che ti aiuta quando serve. Nuova Polo, l'unica con rilevatore di stanchezza, frenata automatica e riconoscimento pedoni di serie. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato, che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano, comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Acmei. Supportiamo i progettisti, architetti, interior designer, ingegneri, periti, geometri in tutti i nostri settori specialistici, per essere un compagno di viaggio che suggerisce la scelta tecnica migliore per l'obiettivo estetico e funzionale del progetto. Da Dr. Phone puoi far riparare il tuo iPhone o altri dispositivi in massimo 30 minuti da tecnici di grande professionalità. Da Dr. Phone, inoltre, puoi trovare in vendita prodotti nuovi, usati e ricondizionati. Dr. Phone puoi trovarlo a Bari in via Giuseppe Fanelli al numero 206/33.
Ogni casa ha un numero e una storia da raccontare. Ma le storie non sono tutte belle. Alcune, le più difficili, spesso riguardano le bambine, i bambini o gli adolescenti. Per queste storie esiste un numero. È il 114, Emergenza Infanzia, il numero di pubblica utilità, gratuito e attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto o segnalare problemi nei casi di violenza sui minori. Non aspettare, contatta il 114 per telefono o con l'app o con WhatsApp. Riscrivi la tua storia. Eccoci in diretta, siamo in compagnia ovviamente via Skype con Massimiliano Ancona, giornalista della Gazzetta dello Sport. Massimiliano, come preannunciato prima della pubblicità, protagonista della puntata di oggi è Daniel Semenzato. Allora facciamo una cosa, andiamo ad ascoltare insieme le sue parole, così poi le commentiamo. Importanti vittorie ottenute in trasferta, ora serve la svolta in casa. L'occasione arriva con le prossime due gare interne contro Vibonese e Avellino. Sarà un'importante crocevia per la rincorsa al primo posto? Importante sicuramente pensare partita dopo partita. Sappiamo che noi abbiamo solo una cosa, quella di vincere ogni domenica e per stare indietro, per stare nella scia della Ternana. E quindi proviamo a fare il massimo. Prossimo avversario la Vibonese, squadra che ha pareggiato contro il Teramo e ha messo in difficoltà anche la Ternana precedentemente. Che partita ti aspetti? Penso una partita sulla falsa riga di quella di domenica scorsa, sicuramente con un campo migliore, però con la stessa voglia e fame che abbiamo messo a Pagani dobbiamo metterla domenica a Bari. Tu sei un esterno di destra, schierato dal primo minuto a sinistra contro la Paganese. Come ti stai trovando negli schemi del mister? Bene, adesso pian piano comunque gli schemi li stiamo sfruttando come il mister richiede, quindi stiamo lavorando ogni giorno e cerchiamo di farci trovare pronti. Queste tre vittorie consecutive vi danno maggiore consapevolezza del vostro valore come squadra? Ma noi lo sappiamo che siamo una squadra forte con dei giocatori importanti. Abbiamo avuto purtroppo qualche battuta d'arresto, ma non ci deve abbattere questa cosa qui, quindi si lavora e si punta dritti all'obiettivo. Ultima cosa, tu sei un prodotto del vivaio dell'Inter e qualche volta sei stato aggregato anche alla prima squadra che all'epoca era allenata dall'attuale CT della Nazionale. Ti chiedo, da Mancini ad Auteri cosa cambia secondo te? Ci sono delle similitudini anche tra di loro? Due allenatori preparati che sicuramente hanno detto la loro nel mondo del calcio. Hanno la stessa fame, la stessa preparazione, la stessa voglia di portare a casa il risultato. Quindi bene di tutti e due, posso dire. Insomma, che sia la Serie A o che sia la Serie C, l'importante è avere fame e soprattutto di arrivare lì in vetta, no Massimiliano? Beh certo, sì, è l'obiettivo del Bari, è l'obiettivo ovviamente anche di Mancini, che sta facendo molto bene con la Nazionale. Abbiamo avuto anche un sorteggio abbastanza favorevole in vista dei prossimi mondiali in Qatar, almeno sulla carta. Poi giustamente le partite bisogna giocarle e vincerle. Il Bari adesso è atteso da questo trittico di partite, due in casa, Vibonese e Avellino, e poi c'è la trasferta prenatalizia di Palermo. Diciamo che la Vibonese è un avversario di tutto rispetto, appunto l'ha dimostrato con i risultati recenti contro Ternana e con le prestazioni recenti contro Ternana e Teramo. E soprattutto è ancora nei miei occhi la splendida squadra che ho visto l'anno scorso al San Nicola misurarsi contro il Bari di Vivarini. Probabilmente la prestazione, la squadra che ha giocato meglio al San Nicola nello scorso campionato, poi sospeso per la pandemia e perso in finale playoff dai biancorossi. Quindi una partita importante che il Bari deve vincere. E questo può essere come dire una situazione particolare, proprio perché il Bari
oltre a cercare la fluidità degli schemi, una qualità di gioco, quella che vuole Auteri, deve anche cercare a tutti i costi di vincere, quindi c'è un po' di pressione su una squadra che comunque è composta da giocatori molto esperti, quindi non possiamo che pensare in modo positivo in questo momento. Giocatori esperti anche consapevoli, insomma, della posta in palio, questo è bene dirlo. Massimiliano, ti vado a leggere qualche messaggio anche simpatico, lo sai che la simpatia non manca ai tifosi biancorossi, perché prima parlavi di mercato. Michele scrive: ci conviene comprare un corno. Invece Nicola è più ottimista, dice: penso che prima della sosta saremo a pari punti con la Ternana, sempre solo forza Bari. E poi Michele: non dobbiamo guardare la Ternana, dobbiamo soltanto guardare noi stessi. E poi ci chiedono, arrivano domande ovviamente su Sky, perché come ben sai la Lega Pro ha deciso finalmente di approdare su Sky. Ci chiedono se ci saranno abbonamenti. In realtà no, abbonamenti non ce ne saranno, si potrà acquistare, non so se poi in seguito verrà pensato anche un pacchetto, però al momento il costo della, diciamo, la partita si potrà acquistare singolarmente ad un costo credo di 4,90 euro se non erro, e sarà l'unico modo per poter vedere, insomma, le partite di Lega Pro, comprese quelle del Bari. Che ne pensi di questo accordo? Non può che essere positivo, tanto più che la piattaforma che ne detiene i diritti principali, cioè Eleven, ha fatto i capricci troppo spesso, ecco. Quindi è ovvio che in Serie C quest'anno, ma non solo quest'anno, e soprattutto nel girone C, ci sono delle piazze importantissime. Pensiamo a Bari e Palermo, pensiamo a Foggia, pensiamo all'Avellino, pensiamo anche alla stessa Ternana, al Catanzaro, quindi sono tutte società importanti con un seguito importante di tifosi, e non riuscire a vedere la squadra del proprio cuore, soprattutto in questo periodo in cui purtroppo l'accesso agli stadi è vietato ai tifosi, è un'ulteriore negatività che si abbatte su di loro. Per cui ben venga questa proposta di Sky, seppur sempre a carico, sempre a pagamento e non alla portata di tutte le tasche, perché seppur i 4 euro in sé per sé non sono una cifra importantissima, sono comunque una spesa in più che molte famiglie potrebbero anche valutare come superflue, anche se poi per la squadra del proprio cuore si fa sempre un sacrificio in più, certo. E lo si fa volentieri. Certo, io immagino soprattutto per i big match, no? Quelle partite che proprio non si vogliono perdere, anche perché ora siamo a dicembre, però quando ci si avvicinerà a marzo, aprile, insomma, immagino che lì sì, si sentirà tutto. Sì, per rispondere anche a Michele che continua a scriverci, no, il costo di 4,90 euro non è mensile, il costo di 4,90 euro si riferisce a ogni singola partita, quindi questo è la decisione poi presa d'accordo, ripeto, con la Lega Pro. Prima di salutarci, Massimiliano, io l'ho detto in apertura, no? Credo che in un Natale così particolare, così difficile, sarà difficile per tutti, il Natale è un po' dei simboli, sarà questo, no? Un Natale del cuore. Credo che non ci sia simbolo e né regalo migliore di un libro in generale, per cui magari i tuoi libri potranno far sentire anche meno soli i tifosi. E parlo dei tuoi libri perché ricordiamo che quest'anno è uscito Bianco, Rosso e Nero, però l'anno scorso hai raccontato la Bari dei Baresi nel tuo libro, uscito tra l'altro proprio in questo periodo, per cui io dico: quale occasione migliore, insomma, per regalare queste chicche di storia sul Bari. Ecco, vediamo le copertine nel frattempo in sovrimpressione, questo è il libro dell'anno scorso, credo che sia un bel regalo per i tifosi biancorossi, ma anche a chi magari si sta avvicinando al Bari. Certo, ti ringrazio Barbara, un libro è sempre un'ottima spesa, è un bellissimo regalo di Natale secondo me, soprattutto in un paese in cui comunque non si legge mai abbastanza. E ho raccontato delle storie, quindi è ovvio che questi due libri fanno parte di me, li ho pensati, li ho scritti con il cuore, perché è ovvio che sono legati alle vicende del Bari, alle vicende che ormai vivo da oltre 45 anni, perché
proprio in questo periodo, nel 1975, il 7 dicembre 75, andai per la prima volta allo stadio della Vittoria a vedere il Bari, quindi avevo 6 anni, adesso ne ho 51, quindi sono passati ben 45 anni dalla prima volta. E seguo il Bari sempre con la stessa passione, anche stando lontano, perché vivo a Roma e quindi vivo e lavoro a Roma, e quindi scendo purtroppo sempre meno spesso, causa anche pandemia. E noi speriamo di averti presso nei nostri studi non appena, insomma, ci si potrà spostare di nuovo, si potrà essere di nuovo vicini. Intanto ti mando un abbraccio virtuale e ci sentiamo presto. Grazie a Massimiliano Ancona, giornalista della Gazzetta dello Sport. Grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi del Bari e a tutti i telespettatori. Auguri di buone feste a tutti. Grazie, grazie Massimiliano. Io sono certa che magari troveremo modo di sentirci anche prima, te lo prometto. E allora, noi ci prendiamo ancora qualche istante di pausa, però vi ricordo che torniamo a parlare di calcio femminile, ripreso il campionato, purtroppo un'altra sconfitta per le Pink, lo faremo con la presidente Alessandra Signorile, poi un tifoso doc, il maestro Emanuele Arciuli, tutto questo e molto altro tra pochissimo. Subito dopo la pubblicità. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Porte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Golf 8. Life happens with a golf. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Those who want to be like children. I really easy to recognize. CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Suzuki Natura Hybrid, carattere 4x4, tecnologia hybrid, tua da 12.300 euro con incentivi. Suzuki Car Service Bari, nel cuore di Bari. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Visita il sito cardascio.com. Dalle migliori torrefazioni artigianali italiane confezioniamo cialde e capsule di altissima qualità per preparare a casa o in ufficio il caffè come al bar. Cialde e capsule per Caffitali, Dolce Gusto, Nespresso, Lavazza, Bialetti e molti altri a prezzi eccezionali. 101 Caffè e a Capurso, in via Madonna del Pozzo 172. Acme. Supportiamo i progettisti, architetti, interior designer, ingegneri, periti, geometri, in tutti i nostri settori specialistici, per essere un compagno di viaggio che suggerisce la scelta tecnica migliore per l'obiettivo estetico e funzionale del progetto. Se ti piace il business, sei pazzo per il web, ti attrae il marketing, scegli l'Istituto Calamandrei. Iscriviti al tecnico economico e potrai costruire un futuro da web designer, sviluppatore di app, project manager, esperto di gestione aziendale. Se vuoi scoprire il tuo X Factor come receptionist, chef, maître o cake designer, accendi la fiamma nei laboratori del professionale alberghiero. Imparerai a realizzare ricette e capolavori d'autore.
a scoprire l'arte dell'accoglienza. Coltiva il tuo talento. Scegli l'Istituto Calamandrei. Ti aspettiamo per gli Open Day. Info e dinamiche su disavoiacalamandrei.edu.it. Eccoci in diretta, tantissimi messaggi che stanno arrivando. Tonio ci scrive: io leggo 30 libri all'anno, leggerò anche il suo, ovviamente riferendosi a quelli di Massimiliano Ancona. E poi Angela ci scrive: non avendo sottoscritto l'abbonamento allo stadio pesano di meno i 4,90 euro, ma almeno vedremo le partite in maniera ottimale. In questo devo dire che i tifosi si stanno dividendo, c'è chi ritiene il costo troppo elevato, chi invece diciamo un costo sopportabile pur di vedere il Bari. E ricordo, perché un'altra domanda frequente sulle nostre dirette, tutte le partite del Bari, ma tutte le partite della Lega Pro in realtà si potranno vedere, quindi non verrà selezionata una. Potrete vederle da domenica in poi, ovviamente tutte, da questa giornata, compresi gli anticipi. Allora, siamo pronti invece per andare a salutare, sempre in diretta Skype, come questo maledetto virus ci purtroppo costringe a fare, Alessandra Signorile, presidente delle Pink. Vediamo se è pronta? No, non c'è ancora. E allora tra pochissimo chiacchiereremo con la presidente, anche perché è arrivata purtroppo un'altra sconfitta in casa contro il Sassuolo. Peccato, perché sullo scadere del primo tempo le biancorosse erano andate al pareggio, poi sono arrivati altri due gol del Sassuolo, ma parliamo pur sempre della terza squadra in classifica al momento, parliamo di campionato di Serie A. Ecco, vediamo le immagini proprio della partita giocata in casa sul campo comunale del Bitetto. Parlavamo appunto di Sassuolo, che si trova alle spalle di Juventus e Milan, rispettivamente seconda e prima. La Pink invece è penultima con solo 3 punti accumulati, però una stagione difficile. Ricordiamo che molte ragazze sono rientrate in corsa subito dopo aver contratto il virus, e in panchina è tornata anche, per fortuna, Cristina Mitola, la mister. Anche lei nello stesso periodo, tra l'altro, di Auteri, era stata costretta a casa dal virus. Vediamo se siamo intanto pronti per andare a salutare Alessandra Signorile. Poi vi ricordo che avremo modo di chiacchierare anche con Emanuele Arciuli, è stato protagonista tra l'altro di uno degli appuntamenti streaming al Petruzzelli. E allora facciamo così, proviamo a contattare Emanuele Arciuli, così nel frattempo proviamo a mandare un messaggio anche alla Signorile, chiacchieriamo con lei gli ultimi 5 minuti. Allora, chiamiamo il maestro Emanuele Arciuli, direi nel frattempo di andare a vedere anche uno stralcio, un minuto del concerto che si è tenuto la settimana scorsa, perché la Fondazione Petruzzelli ha deciso, insomma, di, visto che si parla di streaming, di mandare gratuitamente gli spettacoli in cartellone per la stagione concertistica. Allora andiamo a vedere lo stralcio di quel concerto e poi magari proviamo a contattare Emanuele Arciuli. Quello ce l'abbiamo? No, dobbiamo trovare anche quello. Va bene, tutto in corsa. Allora proviamo a contattare almeno Emanuele Arciuli nel frattempo, visto che ormai siamo costretti a farlo. Vi giro in diretta il numero della Signorile, proviamo a contattarla almeno telefonicamente, insomma qualcuno lo contatteremo e riusciremo a chiacchierare con qualcuno, quindi fatemi sapere. Allora, intanto chi abbiamo? C'è Arciuli. Allora abbiamo il maestro Emanuele Arciuli, grande tifoso del Bari. Diamo spazio ovviamente anche ai tifosi DOC, all'eccellenza del nostro territorio, come appunto Emanuele Arciuli. Benvenuto. Ciao. Emanuele, ti chiedo subito come stai e com'è stato soprattutto suonare in un Petruzzelli vuoto. Sai, in questo periodo sento un po' di coaching. Io sento un ritorno della mia voce, ma comunque spero voi sentiate bene. Invece non so, io non sento non sento più il mio microfono. Comunque vabbè, in ogni caso io parlo, se voi sentite non c'è problema. Ti sentiamo, ti faccio il gesto con la mano.
I concerti in streaming in Italia in questo periodo è l'unica possibilità, diciamo, per avere un rapporto col pubblico. Naturalmente, a differenza del calcio, che è abituato a raccontarsi per immagini televisive, noi stiamo imparando a farlo, cioè non noi artisti, ma gli operatori, come dire, che per la prima volta in qualche modo si trovano a dover fare un teatro attraverso la televisione. E quindi è un'esperienza nuova e non così facile. Però in ogni caso dà la possibilità a tantissime persone di accedere a degli spettacoli anche al di fuori della nostra città, perché queste cose si possono vedere naturalmente in tutto il mondo, quindi è una cosa che secondo me, quando sarà finita, speriamo presto, questa emergenza, e si tornerà all'inevitabile rapporto diretto col pubblico, però questa esperienza potrà servirci, spero in maniera creativa, per altre cose, per avvicinare ancora più gente al nostro ambiente. Ti abbiamo visto in streaming, esattamente come accade a te ogni domenica. Ecco, intanto vediamo le immagini del concerto, esattamente come accade a te la domenica per vedere il Bari. C'è stato questo incrocio, eh? Sì, appunto, io però non mi vedo adesso, cioè, diciamo che sì. Ecco, finalmente c'è un'immagine del pianoforte, ma comunque sì, certo, c'è un incrocio strano, curioso, ne ho anche scritto su Repubblica, di questo strano destino che ci unisce calcio e musica classica, diciamo, in questo momento. Senti, questo Bari come lo vedi, il tuo Bari, perché tu sei un grandissimo tifoso, non te ne perdi davvero una, ovviamente impegni di lavoro permettendo. Guarda, io lo vedo bene per quello che è. Questa squadra non è stata costruita per surclassare gli avversari, è una squadra costruita bene, ma diciamo anche con qualche cautela dal punto di vista, come, non c'è stato insomma un investimento monstro come forse l'anno scorso, quindi abbiamo delle difficoltà. La Ternana sta facendo un campionato pazzesco, come sappiamo tutti. Io confido moltissimo anche in un mercato invernale che sia chirurgico, cioè che veramente faccia pochissimi interventi ma di assoluta qualità, perché giocatori di categoria ormai li abbiamo, abbiamo bisogno di qualcosa invece che vada oltre la categoria. E vedremo insomma quello che succederà. Che cosa ti aspetti, dove ti aspetti maggiori rinforzi, in che reparto? Ma in difesa, secondo me, abbiamo bisogno soprattutto di un difensore mancino, diciamo, di qualcuno che possa un pochino tappare le falle che si sono create spesso a sinistra. Ma Di Cesare è bravissimo, per carità, ma abbiamo bisogno di qualcuno che possa, come dire, alternarsi a lui. Secondo me abbiamo bisogno ancora di qualcosa sulle fasce, perché il gioco di Auteri si basa moltissimo sulle fasce. Abbiamo trovato due centrocampisti affidabili come Maita e Derisio, secondo me c'è ancora da fare qualcosa sulle fasce, poi non lo so, naturalmente non sta a me. Io mi auguro che si riesca comunque a, come dire, che si riesca a vincere il numero più alto di partite, e mi auguro che la Ternana abbia una flessione, ce lo auguriamo tutti, facciamo una cosa molto antisportiva che è quella di gufare contro la Ternana, ma d'altro canto non possiamo che fare così, perché la Ternana è fortissima, quest'anno sta andando oltre le previsioni, quindi confidiamo anche in una cosa, Barbara, nel fatto che ci sia più serenità, perché comunque io vedo da parte dei tifosi qualche volta si leggono dei commenti che sono quasi una forma di violenza verbale, di un'aggressività eccessiva. Da parte di giocatori e anche dell'allenatore qualche volta un irrigidimento eccessivo e quindi diciamo un po' di permalosità. Io spero che si trovi una serenità, che tutti insieme possiamo si possa andare verso quello che è il risultato che auspichiamo tutti. Grazie per questo bellissimo messaggio di speranza, soprattutto di serenità, ce ne vuole davvero tanta, soprattutto in questo periodo. Emanuele, ti prometto che prima di Natale ci risalutiamo e ci vediamo, così rimandiamo, ecco, gli auguri alle prossime settimane, tanto ci sono ancora due partite prima della sosta, va bene? Molto bene, un saluto a tutti gli amici e a te in particolare, e brava. Grazie Emanuele Arciuli, grazie ancora al maestro per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo soprattutto
agli uomini e alle donne del mondo della cultura che stanno particolarmente soffrendo, ma come avete visto, insomma, ci si attrezza in tutti i modi. Allora, come promesso, facciamo anche un passaggio sul calcio femminile, anche per capire come le ragazze, la società sta vivendo questo periodo particolarmente difficile. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico la presidente Alessandra Signorile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Presidente, che peccato, viene da dire, no? Un primo tempo in pareggio, poi la rimonta del Sassuolo per una partita terminata 4-2. Sì, è stato un peccato, anche perché appunto eravamo andati all'inizio sotto di un gol, avevamo pareggiato, poi siamo andati addirittura in vantaggio. Peccato che durasse poco. Devo dire che la differenza l'ha fatta sicuramente la Buseia, la calciatrice di 16 anni, che ha evidentemente delle qualità superiori alla media. Però per come è andato il primo tempo, insomma, la Pink ha cercato di tenere testa alla terza in classifica, bisogna pur sempre ricordare questo. È un momento che continua ad essere difficile questo per le Pink? Sì, è un momento che continua ad essere difficile, anche se appunto però durante il primo tempo si è visto il carattere finalmente della squadra, che ha provato in tutti i modi appunto a portare a casa un punto che per noi sarebbe stato fondamentale. Sono i punti che ci mancano tantissimo. Non credo che si tratti di gioco, abbiamo bisogno di far punti per ritrovare certezze e un po' di serenità. Sicuramente avrà avuto modo di dedicarsi maggiormente anche alla squadra dopo aver rinunciato a quelli che erano gli impegni federali, che evidentemente non erano in linea con la sua politica, o meglio dire idea di calcio. Credo di queste ultime due settimane di essermi dedicata più a tempo pieno alla mia squadra, poi se sono contenti o meno bisognerebbe chiederlo alle mie calciatrici, però sì, evidentemente per quanto riguarda il discorso federale io credo che si può stare seduti in un posto quando si è o d'accordo o quando si è l'opposizione, ma quando si ha la possibilità di parlare. Nel momento in cui viene a mancare anche questo, non ha più senso occupare una poltrona. Chiara, come sempre, Presidente, io le auguro un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni. La Pink torna in campo quando? Sabato torniamo in campo a San Marino, uno scontro diretto e dove mi auguro veramente che possiamo festeggiare il Natale, ecco, in anticipo di due settimane. Però siamo fiduciosi e speriamo in un risultato positivo. Siamo le dita ovviamente per voi, continuiamo a fare il tifo per le Pink. Grazie ad Alessandra Signorile, presidente delle Pink. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E allora ce l'abbiamo fatta, abbiamo raccolto tutte le voci possibili. E allora il appuntamento col Bari e con lo Sport torna domani alle 8.45 e poi alle 14.30. Venerdì potrebbe esserci una sorpresa, perché l'appuntamento con il TB Sport potrebbe raddoppiare, però vi sveleremo tutto nelle prossime ore. Occhio ai nostri social, perché vi aggiorneremo ovviamente su quello che succederà venerdì pomeriggio. Intanto grazie a tutti per averci seguito e buona giornata. Il bianco e rosso TV Sport è stato presentato da Oropan, CFG, Volkswagen.